Il 300, che epoca particolare, un'epoca molto strana e molto diversa rispetto ad oggi. Epidemie, crisi climatiche, sembra una storia veramente lontana rispetto al nostro presente. E in quel momento, nel giro di 70-80 anni, in maniera molto grave e terribile, con un'epidemia dai caratteri veramente unici nella storia dell'umanità, circa un terzo della popolazione del mondo scompare. La cosa però eccezionale, e sulla quale si riflette molto poco, è che ci fu una resistenza. La società, le società umane, gli organismi sociali, risposero a questo grave attacco, a questa crisi incombente che veniva dal cielo e che veniva da questi organismi patogeni piccolissimi, in maniera differente, creando un mondo completamente nuovo. Certo, alcuni gruppi, alcune società morirono, scomparvero, Angkor Wat in Cambogia, oppure la grave crisi che vive la società egiziana, per dirne una, quella famosa Mamelucca, ma invece altre società sopravvissero e soprattutto si svilupparono in una maniera straordinaria, dando luce a delle civiltà particolari, originalissime, come quella europea e come quella cinese dei Ming.